Il Führer e Himmler hanno assistito alla stessa prova. Gli ordini sono di accelerare la procedura. L'istituto di igiene mi manda sul fronte orientale a depurare l'acqua delle nostre truppe. Non posso partecipare a questo. Non c'è conflitto. Tutte le nostre installazioni sono all'est. Caro von Rutter, lei e il colonnello Hess avete approvato quei piani. Parlo di rendimento, non dei piani. Vi avevamo avvertiti del rischio di distorsione termica, che a lungo andare avrebbe potuto... Sono stati messi in funzione il 22 marzo e il 25. Dell'istituto di Genova. Dopo il trattamento di un convoglio di 3.000 unità, le pareti del forno sono esplose per surriscaldamento. Se non aveste ridotto tanto le spese, noi non avremmo... Vi abbiamo fornito manodopera gratuita. Perché non adottate il modello mobile? Perché lo si deve sigillare di nuovo ogni volta e il catrame è razionato. Il tenente Gerstein, esperto nella distruzione di parassiti di ogni sorta. Abbiamo bisogno delle sue competenze. Non sono competente per questo tipo di operazione. I superiori di Gerstein all'istituto di igiene dicono che ha un particolare talento per i casi in cui non è competente. Se posso essere utile. Queste sono attrezzature di nuova generazione che possono trattare 10.000 unità al giorno. 10.000? Ma è impossibile. Sarà necessario. Dobbiamo eliminare da 11 a 12 milioni di unità in Europa. Il Führer vuole che sia fatto prima del 1948. Dedicheremo il 1949 a occuparci del resto del mondo e nel 50 ci prenderemo un anno sabbatico. Il problema che durante il funzionamento i cristalli evaporano solo parzialmente. L'evaporazione riprende quando il luogo viene svuotato, il che rallenta il lavoro delle squadre di pulizia. I cristalli evaporano solo quando vengono a contatto con l'aria. Vuol dire che i corpi, cadendo a terra, soffocano i cristalli. Sì, esatto. In alcuni casi, i cristalli esposti all'aria impiegano tra i 40 e i 50 minuti per evaporare, anziché 5 o 10. Questo rallenta la produzione e ci impedisce di fare previsioni accurate. Due fattori possono contribuire: la scarsa qualità del prodotto o le temperature troppo basse. Numeri più alti aumenteranno la temperatura. Il leggendario calore umano. E i condotti grigliati proteggeranno i cristalli. La sua missione è di rifornirci di cristalli di alta qualità. È in grande quantità. Le mie responsabilità sono verso l'istituto di Ce la divideremo con l'istituto. Adempirà ai suoi doveri di SS e di cristiano. Ridurrà a 5 minuti l'agonia delle unità e velocizzerà il nostro ritmo. Tenente? Professore sarebbe più adatto. Professore, quanto ci vorrà prima che le squadre possano operare senza maschere antigas? I filtri sono troppo costosi. 2 ore. 2 ore? Senza ventilazione 2 ore è il minimo. Che tipo di ventilazione? Quanti metri cubi? 1250 in media. Beh, con un compressore da un cavallo si risparmia 1 ora. Ci mettiamo 2 compressori. Sì, lo possiamo Torni fare. Torni ai suoi impegni sanitari. E non dimentichi la sua missione cristiana e di pubblica utilità.